tu perché hai la casa in testa? Per condividere progetti con la gente che ci crede. Tu perché hai la casa in testa? Sì, io ho la casa in testa perché penso che stiamo vivendo una fase storica molto complicata in cui il cosiddetto pensiero neoliberista sta facendo pagare un prezzo molto alto alla crisi che stiamo attraversando ai soliti noti. E ritengo che se ognuno di noi sta nel proprio orticello a difendere le proprie bandierine, non si va da nessuna parte. Quindi io ritengo assolutamente fondamentale che tutti i soggetti attivi sul territorio si mettano insieme per condividere un progetto e fare fronte comune di fronte a queste politiche devastanti che stanno veramente creando tanti problemi a lavoratori, studenti, pensionati, giovani, meno giovani, eccetera, eccetera. Quindi ho la casa in testa perché bisogna condividere certi percorsi. Tu perché hai la casa in testa? Allora, io ho la casa in testa perché è uno spazio comune, uno spazio di socialità, uno spazio di mutualismo, uno spazio per mettere insieme e usare insieme, dividere insieme i saperi di tutti e costruire una realtà che sappia essere di iniziativa, di mutualismo, di condivisione, di socialità. Guido, tu perché hai la casa in testa? Io ho la casa in testa perché è il luogo che si vede dietro di me e intorno, perché è stato realizzato con il contributo e il lavoro e le competenze di persone che hanno messo tutto quello che sapevano e che avevano per realizzare una cosa che non esisteva ed era un posto rovinato, e adesso è un luogo colorato dove mi sembra che tutti stiano sorridendo. Quello si vede in testa.